fermata velocissima nella stazione di Choir. Da qui in poi inizia il deserto del Gobi. Dopo la città di Choir, dove si ferma il treno per circa una ventina di minuti, inizia il vero e proprio deserto del Gobi. Infatti fuori il paesaggio è adesso incredibilmente monotono, c'è sempre questa vegetazione molto bassa, qualche mandria di cavalli, di pecore, addirittura di cammelli ogni tanto si incrociano durante il tragitto, qualche ghera spersa qua e là. Siamo in pieno deserto del Gobi, lo stiamo attraversando ormai da alcune ore. Lo spettacolo è sicuramente impressionante. Non ci sono città, non ci sono case, è solamente sabbia, qualche ciuffo d'erba. Non si vede nulla intorno, ve lo faccio vedere perché non è una cosa che per noi è normale. Passiamo in qualche altro paesino disperso nel deserto, dove gli abitanti sembra che non aspettino altro che arrivi il treno per fare qualcosa. La vita scorre lenta da queste parti, fatta però eccezione per i bambini, che hanno un'energia incredibile. Continuiamo il viaggio fino alla sera e dopo il tramonto arriviamo finalmente a Zamin Ud, che è l'ultima città della Mongolia prima del confine. Ecco, sicuramente una delle cose più strane di tutto il viaggio è quella che sta succedendo in questo momento. Praticamente tra Mongolia e Cina ci sono due scartamenti diversi tra i binari e quindi è necessario, arrivati al confine, cambiare i carrelli sotto i treni. E per questo vengono praticamente sollevati tutte le singole carrozze con delle specie di gigantesche crick che vedete con quelle torrette rosse e poi vengono fatti spostare tutti i carrelli per poi reinserire i carrelli nuovi. È veramente un'operazione strana e immane perché richiede molto tempo, richiede dalle 2 alle 3 ore, praticamente tutto ciò avviene durante i controlli della dogana, così loro intanto controllano i passaporti e nel frattempo le carrozze vengono sollevate. Lo zar russo ai tempi decise di tenere uno scartamento dei binari diverso rispetto a tutti gli altri paesi perché voleva avere il suo sistema e quindi questo ha comportato che c'è ancora adesso la Mongolia, che è stata alleata con i russi per molto tempo, alla stessa distanza dei binari, invece il resto del mondo e quindi anche la Cina hanno una distanza diversa. Questo implica che ogni volta c'è la necessità di fare questo spostamento. Incredibile, ci stiamo veramente avvicinando a Pechino questa volta. Il viaggio sta arrivando alla nostra ultima fermata. In questo momento il treno sta attraversando tutta una serie di tunnel uno dopo l'altro perché la zona qui è ricoperta di montagne, quindi è anche difficile far arrivare il treno fino a lì, però c'è questa serie di tunnel e quando finiscono i tunnel si aprono questi canyon incredibili dove si riesce a vedere una natura con delle montagne, dei fiumi, veramente grandiosa. E un po' alla volta la natura selvaggia lascia il posto al cemento selvaggio. Iniziamo a vedere i palazzi della periferia di Pechino e ci mettono un po' di ansia, onestamente. Incredibile, siamo appena arrivati in questo momento a Pechino. La Transiberiana ufficialmente finita. Ora andiamo a scoprire un po' questa città che sembra essere enorme.
vero e proprio taxi cinese. Ho appena cambiato dei soldi, poi ci ho messo una mezz'ora solamente perché devono compilare 18 moduli, vedere il mio passaporto, fare 18 timbri. Il cielo è bello grigino, un po' di afetta. E siamo al primo vero pasto cinese. Un fantastico noodle appena arrivato, fatto da una vera famiglia cinese. Non ci sono turisti, non ci siamo capiti per due ore. No, ma c'è anche della zucca, poi ok, buon appetito! Ecco, quello che per chi ha fatto la Transiberiana è un vero e proprio rituale, quando si arriva in piazza Tiananmen, dopo aver visto la piazza davanti all'Ermitage, la piazza rossa, l'ennesimo grande monumento al comunismo, la piazza Tiananmen in centro a Pechino. Lì con Mao Zedong alle mie spalle. La piazza è enorme, cioè sembrano migliaia di campi da calcio messi insieme, sembra di stare veramente in un posto incredibilmente grande. Incredibile, la piazza più grande del mondo e si vede, vi assicuro, anzi si sente veramente. E là il ritratto di Mao Zedong. Provate a pensare a quello che questa piazza rappresenta, il centro di un potere che ormai si è in parte dimenticato ma in parte ancora molto presente in questo paese. Pensate alle rivolte che sono state e alle morti che sono arrivate in questa piazza. È veramente un luogo emblematico dove si sente ancora un'energia tutta particolare. La gente oggi ci manda gli aquiloni in cielo, ci passeggia, mangia, si diverte, però in realtà è un posto veramente particolare.